Un altro assedio costiero. Bentornati su Old Fest, bentornati sul canale. Sono Ryoboss e fa anche un po' freddino, come potete vedere. Non so perché il capitano si è messo a sparare, cioè forse è meglio se ti metti a guidare, a mio parere. Ah no, c'è lui, ok. C'è lui, ecco. Bene, andiamo insomma, vediamo un po'. Cominciano piano piano ad avvicinarci alla costa e per adesso non abbiamo ricevuto cannonate. Ok, ritiro quello che ho detto. Una l'abbiamo ricevuta ufficialmente. Due, minchia, si è alto il volume. Mio Dio, mi sta spaccando in due. Fermi tutti. È bello, ogni video che faccio devo abbassare il volume, è una cosa pazzesca. Qui stanno veramente schivando come poche volte con quelle cannonate. Ecco. Sono marini, quindi è mio dovere difendere la nave o sbarcare. Boom! È un po' antipatico capire dove vanno le cannonate, come sempre, tra l'altro. Comunque ho scoperto che in realtà le mura vanno giù. Alcuni pezzi sicuro. Oh, figo vedere le cannonate partire dal forte. Meno figo vederle colpire la nostra nave, ve lo posso assicurare. Povero Cristo. E anche lo sbarco in Normandia. Visto la bandiera ti può svolazzare. Dai, sono carico. Fatemi sbarcare. Non voglio nuotare, ci metto troppo tempo. Questo è il punto e cannone. Mi ha fatto fuori qualcuno, ma che. L'attacco. Oh mio Dio. Uno sbarco peggiore della storia, ma non importa. Forza, e levati. Ma che cazzo? Siamo al limite della mappa. Via, via, via. Nessuno ci aspetta? Pare strano, se ne stanno nascondendo. All'assalto. Vediamo qua. No, nell'erba alta. Cheat. Poi però è figo abbassarsi così proprio. Meglio restare abbassati qua, mi sa. È figo avere i cappottoni sulle unità, diciamo, come skin, insomma. Qua ci sono le mappe. Ah, top del top, ragazzi, proprio da fare. Cecchino. Ora secondo me mi mirano cannone in maniera esemplare. No, non mi stanno pensando, fortunatamente. Forse posso fare un assalto. Vediamo se magari non mi hanno visto. Non si sa mai, sperare non abbiamo ucciso nessuno. Oddio, in realtà sì. Forza, forza, forza. Da dietro, piano piano. Ma che ca... All'attacco! Cosa? Oh, infilzato. No! Codardo, maledetto. Continua il nostro assalto alla postazione d'artiglieria. Wow, un'altra kill. Bene, oggi siamo carichi con il fucile. In tutti i sensi. Forza, ricarichiamo. Ok, la postazione d'artiglieria l'abbiamo presa. Molto bene. Possiamo usare i loro cannoni contro i loro? Secondo me sì. Interessante, mi piace questa cosa. Porca miseria, di quanto. No, facciamo finta di niente, finta di niente, finta di niente. Dai, stai buono. Stai buono. Porca. Non mi hai visto, non mi hai visto. Ricarica, maledizione.
Vai, vai, caricali, caricali col tuo pistolone. Oddio, detto così era un po'. Urca. Madonna, ragazzi, sto facendo una strage. Sto facendo una strage. Comunque così, le partite così a caso mi piacciono molto di più. Gli atleti sono molto più carini che nelle battaglie in capo aperto. A me personalmente stufano se non c'è un minimo di organizzazione e di simulazione, diciamo. Mamma mia. Pieno di francesi qua. Ma qua dentro si può entrare? Ah, si vede anche attraverso. Non mi hanno visto, non mi hanno visto, sono parte del muro. Dai, ricarica. Forza, uomini. Qualcuno venga ad aiutarmi. Devo aiutare il mio compagno qua dentro. Orca. Eccolo, fatto fuori. Dai, mi ha fatto fuori un sacco di gente. 5 di fila, mica pochi. Mi richiamo. Una battaglia che è assurda qui per prendere questo punto, eh. Non me l'aspettavo. E invece. Cos'era quel coso? Fantasmi. Andiamo, la bandiera, la bandiera. Un amico. Parli a stavo detto, ma qui c'hanno i marinai francesi. Però il cosino verde ogni tanto non si vede, cioè è difficile, no? Porca miseria, stanno sparando con l'artiglieria. Forza, forza. Ok. Questo cannone si può utilizzare contro di loro. Sono. Forza, spingiamolo. Siamo qui un po' a sopprimere il forte nemico. Il mio ruolo dovrebbe essere assaltare, ma non importa. Ok, dai, all'assalto. Carino vedere navi sullo sfondo che si muovono. Mi piace, mi gusta. Stiamo avvicinando al forte adesso, sperando di non crepare prima di arrivarci. C'è gente che si ammazza laggiù. Peccato che quello abbia ucciso due dei nostri prima di morire, ma non importa. Adesso si sta venendo fuori. Preso! Devo prendere C, B anzi. Mi sentite sicuro dietro il vostro muro, eh? Ragazzini miei, ma di che stiamo parlando? Non so, ricarichiamo. So che è andato vicino quello. Andiamo a sparare da qui. Tanto attaccare da soli non ha senso. Poi abbiamo bisogno di prendere B, così abbiamo tutte le nostre forze concentrate sul forte. Porca miseria. Abbiamo uno dei nostri con la pica là sopra. Ecco, è morto malissimo. Ho 46 colpi ancora, non mi muovo qui. Allora, uccidiamo il pifferino là. Il pifferaio magico. Lo facciamo pure perché mi ha già stufato. Dai, sporgetevi. Mi è mancato, amico mio. Troppo lento.
Ed è un fante francese là fuori che mi preoccupa. Non vorrei che ci venisse da dietro. Abbiamo preso B, bene. Però vedo i francesi stanno muovendo comunque verso i punti che gli abbiamo conquistato. Preso. Bene. Valoroso ufficiale laggiù. Se ti prendo. Dovrebbe anche iniziare a saltare prima o poi. Occhio a destra, amico mio. Non sta attento qui. C'è la guardiola qui, mi protegge almeno. Non è un bel posto in realtà. Io aspetto il tuo ricarico, si esce fuori e tiro una sacagnata. Dai, vieni fuori. E ti prendo. Ah, mi vuole? Mi è anche sceso. No, t'ho fatto fuori io, mi dispiace. Dieci kill di fila, assurdo. Dieci, rettifico. Occhio, sparate lui, sparate lui. Sì, sparate lui. Guarda come vuole uccidermi quello. Madonna che ti becco. Dovrei ripiegare, però qua sono proprio all'interno del reggimento o sulle mura che vuole far fuori me e basta. Ah, tu valoroso proprio. Dentro la guardiola, sì. Oh. Poraccio. Non so cosa volesse fare, ma non ha funzionato. Devo ripiegare. E là nel cespuglio? Ho visto un movimento. Non dato di là, mi sa. Sperando da lì, che non faccia poi da lì. Mio Dio, quanti ce ne sono? Arrivano. Fammi andare qua dietro, va. Ah, m'ha fatto.